colazione mi vado a mangiare questa fettina di plum cake. Era un plum cake alle mele. Dentro ci ho messo anche l'olio essenziale d'arancia, questo qui di Aromazone, gli ha dato davvero un ottimo sapore, un ottimo profumo. L'unica pecca è che ci ho messo davvero tantissime mele per uno stampino piccolo di plum cake, ci ho messo 5 mele, quindi erano davvero tante ed è venuto molto umido, che può essere un pregio e un difetto, è morbidissimo e appunto con tantissima frutta dentro. Mi ci vado a mangiare un po' di frutta fresca, andrò a fare sia le mele che le pere. Queste pere sono buonissime, le ho comprate alla Lidl, le sono davvero dolci. E volevo approfittare e provare anche il Berry Boots di Natural Mojo. Ops, bricioli di plum cake. Allora, il sapore è molto buono, sopra si fa, come vedete, questa sorta di schiumetta. Non è una vera schiumetta, ma ha una consistenza un po' più gelatinosa, invece sotto è di questo colore meraviglioso rosa. E a me piace davvero tanto, non pensavo, di solito queste cose hanno dei sapori sempre un po' particolari, anche perché qui ci sono proteine del pisello, spinaci, spirulina, forse questa cosina verde è la spirulina, insomma cose che, i goji che a me non fanno impazzire, cose che se uno ci pensa non sono proprio wow, buonissime, e invece poi nel complesso ha un sapore fruttatissimo, e mi ricorda tantissimo una tisana che io prendevo, credo da Natura Sì, o forse al supermercato della linea biologica, che aveva dentro qualcosa di fruttato e mi piaceva da matti. E sì, no, mi piace tantissimo. Voglio provarlo nello yogurt. Leggevo che tantissimi lo mettevano nello yogurt, quindi oggi vado a fare la spesa e magari compro quello bianco. Sulla confezione scrivevano di mettere un cucchiaio pieno. Io l'ho provato con un cucchiaio pieno, ma era davvero troppo forte, un po' polveroso, e quindi ne ho messo un cucchiaino e secondo me un cucchiaino in un bicchiere d'acqua, come gusto è la dose ideale. Poi magari sarà meno energetico, però a me piace di più. Per pranzo ho fatto queste penne integrali con il radicchio e i funghi. Per quanto riguarda la pasta, per quella senza glutine, mi sto trovando bene con questa del 2D. Sono due versioni, una è questa al grano saraceno e l'altra, questa mi è quasi finita, al riso. E sono molto buone, mi piacciono molto, tengono benissimo la cottura, quindi insomma, se volete la pasta senza glutine, vi consiglio questi due formati. Questo contorno con le zucchine, quella di Fede, la zucchina invece che avevo in frigorifero, un po' di finocchi, tutto quanto rosolato al forno e le nostre polpettine di ceci e farina di amaranto. Per prima cosa vado a tagliare la cipolla, io ne metto come sempre un pezzettino piccolo. Però insomma è a gusto personale e la vado a tagliare sottile sottile, magari a mio coltello, e la metto in una padella. Mi vado a tritare anche i funghi, che intanto mi sono lavata bene. Questi sono i pleurotus e hanno sempre il gambo molto duro, quindi quando sono arrivata alla fine lo lascio stare. Invece, ad esempio, per gli champignon io utilizzo tutto quanto perché il gambo è molto molto tenero. E mettiamo anche i nostri funghi nella padella con la cipolla. Aggiungiamo un po' di olio e una spolverata di sale. Se avete il dado potete utilizzare il dado. Io purtroppo l'avevo finito, quindi vado a mettere il sale, ma vi mettiamo la ricetta per preparare il dado in casa giù nella descrizione.
Ok, do una mescolata velocissima e posso mettere fuoco abbastanza basso, non proprio al minimo, ma comunque abbastanza basso, e vado a coprire con un coperchio, che nel mio caso è una padella bruciatissima, la utilizzo come coperchio perché non ne ho trovato una di questa grandezza, però questi sono dettagli, quindi copriamo e lasciamo ammorbidire bene i funghetti. No, vabbè, ho trovato il dado, cioè io ero convinta di averlo finito. E invece qua, porca miseria, sono proprio rincoglionita. Ma sicuramente qualcuno me l'ha spostato, io sono convinta, perché ieri ho pulito la cucina e non c'era. Oddio, vabbè. Ho trovato il dado. Intanto che i funghetti vanno, vado a preparare le polpettine. Quindi metto i ceci nel frullatore. Aggiungo qui direttamente un po' di olio e un uovo, che è facoltativo se non lo volete mettere. Come vedete è una crema molto densa, non l'ho fatta troppo liquida per non mettere dopo troppo pane o farina. Quindi andiamo a travasare in una ciotola. Vado a mettere 2 cucchiai circa di funghetti, che intanto si sono ammorbiditi, un po' di sale, anzi stavolta ci metto il dado, e aggiungo un po' di pane grattugiato. Dato che dovrei mettere ancora un po' di pane perché il composto è troppo morbido per le polpette, approfitto e provo la farina di amaranto che ho preso da MyProtein. Ha un profumo meraviglioso, quindi voglio proprio provare e vedere come mi vengono. Sì, e forse ne potevo mettere anche meno, perché ha stretto tantissimo. Teglia con un foglio di carta forno e adesso formo le mie polpettine. Io le vado anche a schiacciare in modo da cuocerle un po' più velocemente. Io ho ancora un po' di spazio nella teglia, mi dispiace infornare soltanto le polpettine. Vado a fare un po' di verdura al forno, io la faccio spessissimo e recupero quello che mi è avanzato in frigo. Ad esempio qua ho la zucchina, un pezzetto, e la vado a tagliare a fette. Ho un cuoricino di finocchio, questa è la zucchina dell'orto di Fede e me l'aveva data tantissimo tempo fa, non so come, ma mi è rimasta in frigo, però la utilizziamo ora. Ultimo passaggio velocissimo, vado a spennellare polpette e verdura con un po' di olio. Sulle verdure una spolverata di sale. E un po' di pepe. I funghetti, come vedete, si sono ben ammorbiditi. Adesso io qua ho il mio radicchio che, come vedete, l'ho messo in acqua e l'ho lasciato un po' di ore, 2-3 ore, per evitare che dopo in cottura sia troppo amaro. Quindi vado a togliere l'acqua e lo aggiungo ai funghi. Possiamo scolare la pasta e la aggiungiamo al radicchio nella padella. Io vado ad aggiungere anche un cucchiaio di formaggio cremoso e facciamo mantecare bene. Questo è un formaggio alle erbe, è profumatissimo e mi piace molto perché ha l'erba cipollina dentro. Volendo potete aggiungere un formaggio che vi piace a voi e poi andare a mettere le vostre erbette preferite.
Le verdure sono pronte, anche le polpettine hanno cotto circa 20 minuti più o meno. Le polpettine possono stare anche 15 secondo me, così non si seccano troppo. Comunque, non ci rimane che mettere nel piatto. Questa è la mia merendina prima di andarmi ad allenare. Ho fatto una frittatina semplicissima con la farina di amaranto, che ultimamente mi sta piacendo tantissimo, e dentro ci ho messo le mele e le scagliette di cocco. Sia la farina di amaranto che le scagliette di cocco sono di MyProtein. Io vi metto sempre il link nella descrizione per avere lo sconto del 20%, e vi faccio vedere come l'ho fatta. Vado a mettere adesso sopra le mele, che anche quelle mi sfuggono. Finire aggiungo anche le scagliette di cocco. Adesso copro con il coperchio e faccio cuocere bene tutta quanta la parte superiore, non lo andrò a girare. La frittatina è pronta. Giampaolo mi ha detto che sembra una frittata con le patate e le cipolle. In effetti adesso guardandola bene ci somiglia, però sono mele e cocco, e il cocco da cotto ha un profumo davvero delizioso. Io finisco con un po' di cannella e la mia merenda è pronta. Sono tornata ora dalla palestra, sono stravolta e per fortuna la cena è pronta, quindi ho già acceso il forno, anzi è arrivato, faccio riscaldare le verdure che avevamo fatto, le patate e la zucca, e ho già acceso le polpettine sul gas, quindi 5 minuti per far scaldare tutto quanto e poi in piatto. Qua ci sono le polpettine che stanno cuocendo, si sono schiarite adesso, ma mi erano venute davvero scurissime perché, non avendo il pane grattugiato, avevo utilizzato questo di segale, però alla fine c'è la salsa, quindi non si vede praticamente nulla. E però mi sono accorta che sono un po' poche, quindi simile al pranzo ho fatto una tegliata di verdure, zucca e patate, come per le verdure di prima ho semplicemente dato una spennellata con l'olio, poi messo un pochino di sale e una bella grattugiata di pepe, e adesso le andrò a mettere in forno e aspetto che intanto qui le polpettine finiscono di cuocere, cioè più che altro che la salsina finisca di cuocere. Salsina facilissima, fatta giusto con un po' di basilico che vedete qua e là. Vi metto la ricetta delle polpette nella descrizione e adesso andiamo a cuocere le verdure. E questa è la cena, polpettine al sugo, trovate la ricetta nella descrizione, patate, sono diventate tipo delle chips un po' spesse, comunque patate e zucca al forno con sopra un po' di pepe. Questo è il piatto di Giampi, questo è il piatto mio con più zucca e meno patate, perché a Giampaolo non piace tanto la zucca, a me invece fa impazzire, mi piace tantissimo. Questa è la comodità di avere la cena pronta, io non saprei come fare altrimenti, perché arrivo a casa che è tardi, oggi sono, che ore sono? Non c'ho più orologi dentro la cucina, vabbè, saranno le 10:30, quindi adesso pensare di mettere sulla cena è improponibile. E anche perché sono proprio fisicamente stanca, quindi l'unica cosa che mi va di fare è mangiarmi qualcosa e buttarmi sul divano o sul letto, e perciò ve lo straconsiglio se andate fuori magari come me e vi andate ad allenare tardi, fate la cena prima se ne avete la possibilità. Ma secondo me, anche se uno non si allena, magari se siete a casa un giorno e non siete a lavoro, o anche magari quando si fa il pranzo, io ve lo consiglio, mettete su anche un po' la cena, anche giusto una
cosa parziale, in questo modo vi aiutate tantissimo la sera, così quando tornate stanchi a casa avete già parecchie cose fatte. Ma questo è un po' sul filone del meal prep. Noi abbiamo fatto due video, presto ne arriveranno altri in versioni autunnali, in versioni invernali, quindi ho dato una botta qui, si vede? Sì, ho dato una botta sulla scaletta della piscina, vabbè, ma questi sono dettagli, mi sono accorta adesso che si vede. Comunque, che stavo dicendo? Sì, il meal prep, ne arriveranno altri, quindi prestissimo ci saranno questi video che so vi piacciono tantissimo. Io sto aspettando la cena e voi aspettate insieme a me. La cena è pronta, è impiattata, come avete visto ci ho messo davvero 5 minuti, il tempo di riscaldarla. Adesso io vado subito a mangiare, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, ciao!